Davide Cellacchi, violoncellista, tu sei stato selezionato durante la masterclass del Festival Janigro. Immagino tanta la gioia, l'emozione per questo. Sicuramente sono molto emozionato, sono stato selezionato fra 11 violoncellisti, ho dovuto mandare il video ai maestri Amedeo Cicchese e Paolo Bonomini e oggi suonerò il Conidrai con l'Orchestra Stabile del Molise con il direttore Andrea Azzi. E, diciamo, è il mio debutto in questo teatro, ma sicuramente un'emozione bellissima suonare in questo teatro e mi servirà soprattutto per il futuro. Sei un ragazzo molto giovane, hai solo 15 anni e studi da quando ne avevi 5, quindi hai iniziato davvero subitissimo. Io già prima di 5 anni comunque già ero nel mondo della musica, già ascoltavo perché sono nato in una famiglia di musicisti e lo strumento posso dire di averlo scelto io, anche se mia sorella è stata molto importante nella scelta. Lei già quando avevo 5 anni lei già suonava il violino ed era più grande di me e quindi visto che io ero più piccolo ho voluto suonare uno strumento più grande, diciamo. Bene, tu sei di Latina, come sei venuto a conoscenza del Festival Janigro, della possibilità di prendere appunto parte e partecipare alla masterclass? Ma allora, io studio a Fiesole con il maestro Paolo Bonomini, maestro della masterclass, insieme a Amedeo Cicchese, e studio con lui da 3 anni e quindi mi ha consigliato di venire in questo festival. Già ho partecipato l'anno scorso a questo festival e infatti mi è piaciuto talmente tanto che quest'anno sono di nuovo qui a suonare per questa regione. Come hai vissuto queste giornate? Ma sono state giornate molto intense ma veramente molto emozionanti. Ho ascoltato vari tipi di concerti per pianoforte e violoncello solo, orchestra, archi. E oggi invece tocca a me suonare. Immagino la gioia poi di essere stato selezionato durante la masterclass, quindi possiamo dire uno dei due vincitori. Ma diciamo ritenermi vincitore è un po' eccessivo, perché comunque anche gli altri ragazzi sono di un livello eccezionale, purtroppo non hanno potuto suonare questa sera, ma devo ringraziare ovviamente i maestri per avermi scelto e oggi appunto devo suonare con l'orchestra. E tu ovviamente partecipi in modo costante alle varie masterclass, quindi possiamo dire che è un modo proprio importante a livello formativo, non è ovviamente la prima volta questa. No, già a 7 anni ho fatto la mia prima masterclass con il maestro Francesco Storino e da lì sono stato 3 anni in Umbria. Poi ho fatto varie masterclass a Sermoneta con il maestro Giovanni Gnocchi, poi con il maestro Mario Brunello a San Ginesio nelle Marche e poi l'anno scorso il Festival Janigro sempre qui e spero di continuare a partecipare a questi festival, a queste masterclass che sicuramente mi sono molto d'aiuto. Giuseppe Tullo, sindaco di Montagano, siamo giunti quasi alla fine della terza edizione del Festival Janigro. Sì, siamo giunti alla fine, è stata una bellissima edizione anche questa, iniziata il 1° di luglio, 10 giorni quasi intensissimi perché il calendario è stato molto fitto di eventi. Come la tradizione Montagano, la chiesa di Faivoli è stata la location principale del festival, con 2 tappe anche al Teatro Savoia di Campobasso ed una al Teatro Romano di Sepino, cosa che secondo noi consente comunque di arricchire e impreziosire ulteriormente questo festival e renderlo anche più appetibile
possibile e più interessante per tutti. Come ha anticipato lei, il festival ovviamente è iniziato dalla location di Faifoli, della chiesa di Faifoli, e ovviamente anche per il finale non può mancare l'omaggio per Montagano. Sì, l'omaggio è previsto domani 10 luglio, un giorno per noi importante perché è la festa del Santo Patrono, e sarà una brevissima esibizione, io credo, però molto apprezzata e sicuramente di valore, che chiude un po' questa 10 giorni intensa e entusiasmante. E noi come amministrazione comunale abbiamo anche quest'anno investito molto in questa iniziativa, in questa edizione, e credo che stiamo raccogliendo dei buoni frutti, perché abbiamo registrato quest'anno un interesse sempre maggiore per i concerti, per tutte le varie iniziative, e l'obiettivo era quello di far conoscere sempre di più il nostro territorio, le nostre eccellenze, quindi la chiesa di Faifoli, e ci siamo riusciti, e diventare per qualche giorno una piccola capitale della cultura e della musica. Ecco, proprio uno degli obiettivi dell'amministrazione, quello di far conoscere, appunto, come diceva lei, il territorio, le sue peculiarità artistiche di Montagano in particolare, e anche quelle che sono le peculiarità musicali. Ecco. Come gli altri anni, aggiungo una cosa, sono stati presenti a Montagano una decina e più di ragazzi della masterclass, perché il festival si connota da sempre anche per questo momento, per così dire, anche didattico, di trasmissione della conoscenza alle nuove generazioni, e sulla scia di quello che è stato il lavoro e il solco tracciato dalla figura a cui il tutto è intitolato, ossia Ianigro, questo figlio illustre di Montagano, dal suo allievo Meneses Antonio, brasiliano, che è un violoncellista eccezionale, come avrete potuto, come dire, imparare, anche i non addetti ai lavori hanno potuto apprezzare e rendersi conto della qualità, ovviamente, del musicista, e terza generazione, per così dire, quella di Cicchese, Amedeo, Paolo Bonomini, il duo Ianigro, quindi, e tutti gli altri allievi del maestro Meneses, che in qualche modo idealmente portano avanti, ecco, questa tradizione nel segno della musica e della cultura, che parte dalla figura di Antonio Ianigro. In questa giornata il connubio dei ragazzi selezionati durante la masterclass insieme all'Orchestra Sinfonica del Molise. Come dicevo poco fa, ci sono stati diversi concerti a Montagano, due a Savoia, uno al Teatro Romano di Sepino, e anche questa sera c'è un pizzico di Campobasso, o comunque del Molise, comunque nell'ambito di una cornice che è quella della tradizionale del nostro festival, nel senso che c'è la collaborazione stasera con l'Orchestra Sinfonica del Molise, che ringraziamo e che avremo modo di apprezzare senz'altro. È un'occasione per i ragazzi della masterclass, appunto, di esibirsi in un bellissimo teatro, in un bellissimo contesto, e così garantire un'ulteriore importante e valida serata per il festival.